Wow, cari amici del tubo, bentornati qui su canale Sissimi, ragazzi, ben ritornati per questa gara 3 della My Career, finale di conference contro i Boston Celtics, 1-1 la serie. Andiamo al Boston Garden per vincere, per riportarci in vantaggio. Una partita che non vedevo l'ora di giocare, infatti sono qui subito per registrarla assieme a voi. Spero che anche voi siete carichi, fatemi sentire come mi piace, ma siete pronti? Sì, signor capitano! Non ho sentito bene! Sì, signor capitano! Bene, allora, gara 3, signori. Why are we still here? Just to suffer. Signori, eccoci, guardate com'è gremito, com'è carico, tutto verde, il Boston Garden che torna a ruggire come anche nella stagione live vera di quest'anno. Mountain Dew lì dietro, che non c'entra niente, pronti per la palla 2. Hibbert è orfano da saltare come sempre. Gara 3 è partita, signori, lo spartiacque della serie. Stoppata più recupero, stoppata più recupero dalla Justice. Dalla Justice, ok, Anthony, calma. Tagliamo dietro, Porzingis, ero solo, mannaggia te, ero solo. Picarolgo Porzingis, difeso bene da Walsh, che poi però ci perde. Diamolo in angolo a Justice, lasciato con 6 metri di spazio. Non puoi sbagliarla questa, Justino. Dai raga, su, due pari. Per tutti quelli che si stanno chiedendo, stiamo giocando in Hall of Fame. Sì, se la CPU è fatta male, quest'anno non è colpa mia. Non posso alzare la difficoltà più di così. Oh, bravo Justice con il rampino, ma finalmente me l'hai messa sta bomba, dai, 7-4. Non ci siamo ancora sbloccati, ma è già il nostro secondo assist di serata. Primo timeout, signori, a 4-42 a giocare, punteggio bassissimo, 8-7, si sente la tensione, sembra una gara 5 o una gara 7, ma è appena una gara 3. Questa serie si la sta rivelando molto più complicata del previsto. Ok, primi due per noi, pensavo uscisse, anzi ero sicuro uscisse questo tiro. Assist di Justice, 11-8, è veramente dura mettere punti a referto in questa serie perché ci raddoppiano con costanza incredibile questi Celtics, eh. Ci cambio, signori, ho simulato, scusatemi, 16-13, il primo quarto, punteggio bassissimo. Siamo dalla piccola in campo marcati, anzi dobbiamo marcare Jalen Brown, proviamo a tagliare, classico fadeaway di Carmelo Anthony. Due punti per noi, però con tre assist e tre rimbalzi in un onesto primo quarto. Siamo a più 5, direi, con un punteggio basso va a nostro favore questa cosa. Bel taglio Beldor, sì così col fallo, sì così col fallo. Tappiamo sui Boston Celtics, signori. Doppia cifra di vantaggio per la prima volta in questa partita. Molto molto bene, è appena il nostro quarto punto. Questo è un ottimo, un'ottima cosa per il nostro secondo tempo. Fate pure 5 punti e fate pure 11 di vantaggio. 25-14. Vieni Bertone, palla nell'angolo, magari salta. No, non salta Jalen Brown, possiamo girarli attorno. No, ok, pessimo, però c'è Hibbert sotto il suo gancetto. Il Duan, altro assist. Andiamo, signori, prove tecniche di fuga per i Knicks. Che palla per Hibbert, non sbagliarla in faccia ad Isaiah Thomas. Ancora assist per Hibbert. Anthony, Hibbert e Mike Troppeolo. Questo è il terzetto che sta parlando avanti, in quest'ordine, tra l'altro, incredibile. Più 16, timeout, Boston Celtics. Vabbè, se mi marchi così, no. Però perché non sei andato a schiacciare, Mike? Ma dai! Però non metterci anche tu, fammi le animazioni come Dio comanda, non quelle che piacciono a te, dai! Vai che l'abbiamo presa questa, vai che l'abbiamo presa, qui non ci ferma nessuno, mi interessa di Jordan Mickey. Non mi interessa di Jordan, niente, niente, non è fallo, non è mai niente però. Ecco i Celtics con un parziale praticamente penso di 10-0, 30-26, si rifanno sotto, il punteggio rimane basso, e più rimane basso per noi è un problema. 5 punti, 4 assist per noi, partita non saprei sinceramente come descrivere, non so che ruolo sto giocando poi tra l'altro adesso, veramente non ci capisco niente. Prendiamoci questo palleggio e questo tiro che magari lo mettiamo, perché il talento ce l'abbiamo, vi ricordo, per questi palleggi e questi tiri. Fermiamo un po' questo parziale, quietiamo un po' il pazzetto. Timeout Celtics, probabilmente usciremo. Eccoci infatti in panchina, simuliamo, temo che finiremo. No, invece più 8, ok, abbiamo più o meno ottenuto lo stesso vantaggio. 46-38, si è un pelo alzato il punteggio, ma rimane comunque abbastanza basso. 7 punti in un tempo, sono un po' pochini. Però, insomma, finché siamo sopra non è che mi interessi molto. Signori, si riparte per il secondo tempo. Più 8, 46-38. Anche rima. Vediamo un po' come si comincia, direi con un bel pick and roll con Justice, visto che non portava niente quello schema. Proviamo ad attaccare Isaiah Thomas. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo, anche in post basso, anche se non è il nostro. Diamola lì. No, no, no. E perché vi siete messi tutti in un millimetro? Mannaggia voi, che brutto possesso. Bravo Hibbert, mettila dentro. E Duan, mamma mia. Vedete, ci raddoppia, non riusciamo bene a giocare
come vorrei, ecco. Andiamo in mente, ragazzi, dalla spazzatura, in realtà neanche troppo, dalla transizione, ma non c'era, insomma, niente di che. Rilascio verde sul primo tiro libero, più 9, possiamo riportare Knicks in doppia cifra, che sarebbe molto molto importante per dare quel cuscinetto. Doppio rilascio verde, era da un po' che non mi succedeva. Stiamo per arrivare in doppia cifra, più 10, intanto il vantaggio. Dai, buttala dentro per una volta, già in bonus, signore. Con 8 minuti e 10 da giocare, questo è il nostro direttorio. Spero di tirare una valangata di tiri liberi allora in questo quarto. Arriviamo in doppia cifra personale. Possiamo arrivare anche a 11 con questo rilascio perfetto. Direi proprio di sì. E torniamo ad avere il massimo vantaggio della partita, ovvero più 16. Vai così, 4 punti in fila. Ok, adesso che hanno il bonus ci buttiamo dentro, signori. Vedete come va su il nostro tabellino e va su anche la partita. Più 18, siamo molto vicini a un vantaggio di 2-1 nella serie, ma ovviamente non c'è ancora qui Isaiah Thomas, me la passa a me, deve ricordarsi che non gioco con loro. Possiamo ancora buttarci dentro, come sempre, andare a prendere... vabbè, sì, non è fallo questo. Aghida Murt. Extra pass nell'angolo, segna almeno, bravissimo Justice. Più 19, massimo vantaggio, e sono ancora 40 i Celtics. Quando vogliamo sappiamo difendere anche noi. Oh, niente, ma neanche per sbaglio, Mamma mia, niente, neanche per sbaglio. Meno male che siamo i tiri liberi, meno male che facciamo sempre canestro, almeno ai liberi. Oh, sta partita è un'agonia personale. Meno male che siamo sopra di 14, perché sennò mi sentirei tantissimo in colpa. Stiamo giocando veramente male in questa serie, ma, c'è sempre un ma. Ci cambiamo, signori, in questo quarto, terzo quarto. Siamo sul più 14, speriamo bene a simulazione. Addirittura. Ah, ma così il guano gli avete dato, raga, cosa state facendo? Oddio, non mi ero accorto che mancava così poco. Side step, signori, sulla sirena del terzo quarto sbagliato. Un tiro un po', vabbè, a caso, perché non avevo ben capito la situazione. Pensavo fosse l'inizio del quarto quarto. 7-4-5-6, signori. Siamo scappati, hanno fatto il parziale senza di me, incredibile. Si riparte col quarto quarto, ovviamente lo cominciamo in panchina. Abbiamo superato egregiamente la nostra ultima simulazione. Direi che adesso, a meno di suicidi collettivi, dovremmo essere 2-1 nella serie. Endoan contro Isaiah Thomas. Dai così, ogni volta che ci scontriamo io e Isaiah finisce male per lui, ovvero con un Endoan per me. Assist di Justice, tra l'altro, quindi primo segnale di Orange Juice. Gioco da 3 punti convertito. Più 22, signori, massimo vantaggio, credo, se non vado errato non lo so, insomma, secondo me il massimo vantaggio qui in difesa, facciamo un buon lavoro, vabbè, bravi loro in realtà. Anthony, bravo, virata, madonna, è entrato? Madonna, avevo tirato malissimo, che figata, entrano sti tiri poi anche, proprio circus shot questo, va bene raga, dai, dovremmo essere arrivati al ventello. Direi che questa partita è più che finita a questo punto. Li vedo male i Celtics. Vieni qua Giustino, ok, questo pick and roll così, l'avevo battuto, va bene, l'abbiamo battuto di nuovo, andiamo dentro, appoggiala bene così contro Isaiah Thomas, ok, questo è il mismatch da sfruttare, raga, lo sappiamo tutti quanti, lo sappiamo tutti, ragazzi, più 20. Caso! Non l'ho chiamato io questo! Va verissima, Justice! Ogni tanto vengono fuori ste cose! Vabbè! Alley-oop nel traffico, così con la schiacciata in reverse! Mamma mia! Che giocata qui dell'Orange Juice! Oh là, ci stiamo riprendendo un po' tutte le palle perse che ci hanno fatto fare in queste partite. Rubata su Walls, assist per Carmelo Anthony, che va a inchiudare un quasi più 30 roboante, signori. Eccola qua, l'aria aperta per la schiacciata. Ok, adesso pure la finita, abbiamo raccontato anche lo score, signori. Siamo arrivati al trentello. E contro questi Celtics vi assicuro che 30 non è proprio la cosa più facile del mondo. Per l'amor di Dio, se posso fare anche 50, ma contro questi Celtics non è proprio facilissimo. Qui voliamo in transizione, vediamo se riusciamo a mettere due Justice. Che passaggio, mamma mia. Ultimi 8 secondi, ragazzi, di questa gara 3 che si è conclusa in un blowout che non pensavo, sinceramente. 102-75 il punteggio finale. Torniamo in vantaggio nella serie, 32-8-4 per noi. Abbiamo fatto una buona partita, un primo tempo così, però la partita sempre controllata, sempre in mano nostra, quindi tutto sommato una buona partita, perché ricordo nei playoff l'importante è arrivare a 4 ogni volta
Mancano 6 vittorie alla vittoria del titolo, signori, quindi non manca tanto, ma sicuramente non manca neanche poco. Se riusciamo a vincere anche gara 4 qui al Garden, siamo veramente a cavallo. Io, ragazzi, non mi resta che salutarvi, spero che questo video vi sia piaciuto come sempre. Lasciate tanti mi piace perché già domani forse potrebbe arrivare gara 4. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, e mentre David oggi ci fa la nostra intervista potete andare nel frattempo a seguirmi anche su Instagram, incredibile, il link lo trovate in descrizione. E niente, raga, ci vediamo domani con un nuovo video.